Era una calda estate come tante. Quell'anno, due giovani di Verbeno e di Valtellina decisero di raggiungere la vetta dei Corni Bruciati. Da là avrebbero trovato un po' di sollievo dall'asfissiante afa del fondovalle, ma anche potuto ammirare il monte che fin da bambini sognavano di scalare, il Disgrazia. Una volta raggiunta la meta, si accorsero però che qualcosa non andava. Quel giorno la montagna emanava una luce diversa, quel giorno ancora non lo sapevano, la loro vita sarebbe cambiata per sempre. Il Disgrazia, infatti, li attirò a sé scaraventandoli in un altro luogo, in un altro tempo. Aveva realizzato il loro sogno, erano prigionieri del tempo, nelle vesti dei primi uomini che scalarono il picco. Si ritrovarono dispersi su di una cresta di ghiaccio e roccia, nella nebbia più fitta. Dovettero affrontare le loro paure più intime, scalarono in compagnia del gelido vento dei ghiacciai. Ma lassù, dove i pavidi fuggono e i deboli si arrendono, scelsero di lottare per la loro vita, ispirato ad una storia vera, il Picco Glorioso.